Assessore Valmaggia, un bilancio del 2015 per l'economia in Piemonte. Ma è stato un anno di ripresa, un anno di impegno forte anche dal punto di vista amministrativo come regione per rimettere un po' a posto i conti e per iniziare a fare delle progettualità soprattutto legate ai fondi europei. Direi un anno che ha visto un grosso impegno che speriamo porti frutti anche nel prossimo 2016. Ecco, c'è un settore che predomina su altri? Ma io ho seguito la partita ambientale, la partita anche urbanistica, si è lavorato molto anche sul fronte urbanistico e direi che il grosso lavoro, il grosso impegno è stato finalizzato anche con gli altri colleghi dell'agricoltura e dell'energia, delle attività produttive sul tema dei fondi europei, far partire, chiudere bene il settennato passato 2007-2013, aprire il nuovo settennato di fondi europei. Ecco, anche con l'approvazione recentemente del nuovo piano di sviluppo rurale, cosa ci si dovrà aspettare per il nuovo anno? Il piano di sviluppo rurale è proprio questa applicazione operativa della progettualità europea e quindi avremo nei prossimi 7 anni, non nel prossimo anno, il prossimo anno inizieranno i primi bandi, avremo lo sviluppo di quella progettualità che l'Europa ha condiviso e che si basa da un lato sul piano di sviluppo rurale, dall'altro sui fondi il FSE piuttosto che il FESE, sugli altri fondi europei, dando così un impulso con risorse vere ai vari settori economici. Ci sarà una risposta in termini di azioni concrete? Sicuramente, anche perché c'è già un'esperienza consolidata di progettualità europea a tutti i livelli. Porta ad esempio i progetti al COTRA piuttosto che il lavoro dei gruppi di azioni locali nelle nostre montagne, i GAL, che hanno avuto un'ottima performance nel passato settennato e che quindi sono pronti, hanno l'esperienza e anche la, diremmo in Piemonte, il GUDU, la voglia di darsi da fare per utilizzare al meglio la prossima programmazione.